un video al volo per informarvi che Marco Crotta sul suo canale YouTube Blockchain Café ha appena pubblicato una sua ipotesi di definizione della parola blockchain, quindi del concetto tecnico che ne sta alla base, che secondo me è fatta molto bene. Il video è questo, ovviamente vi metto il link in descrizione. Certo, si tratta di una definizione tecnica, ok? Quindi è una definizione per tecnici. Chi non è un tecnico potrebbe far fatica a comprenderla, ma d'altronde la blockchain è una tecnologia e quindi la definizione non può che essere tecnica. Io qualche tempo fa avevo fatto un altro video in cui facevo capire che non c'è attualmente una definizione unica di blockchain perché questa parola viene usata da persone diverse con significati diversi. Purtroppo probabilmente continuerà ad essere così, ma almeno secondo me adesso abbiamo un punto di riferimento per quanto riguarda la definizione tecnica, cioè secondo me in ambito tecnico bisognerebbe utilizzare la blockchain, la parola blockchain con il significato espresso da Marco Crotta, che poi fondamentalmente è derivato da Bitcoin, cioè dalla blockchain di Bitcoin. In poche parole, quello che dice Marco Crotta in quel video è prendiamo come esempio la blockchain di Bitcoin con le sue caratteristiche peculiari e diciamo che quella è la definizione di blockchain. A me piace molto come approccio. Poi, purtroppo, per quanto riguarda l'uso comune del termine, credo che continuerà ad essere usato con un significato differente, ovvero sinonimo di registro distribuito, di DLT. DLT significa Distributed Ledger Technology, cioè tecnologia del registro distribuito. Come dice Crotta, la blockchain è un sottoinsieme delle DLT, perché la blockchain è un registro distribuito, ma per poter essere definita blockchain dal punto di vista tecnico deve avere anche altre caratteristiche, mentre i DLT, i registri distribuiti, sono una categoria più ampia. Purtroppo nel linguaggio comune questa distinzione non viene fatta e secondo me è un errore che però ci stiamo portando dietro. Io spero che prima o poi questo errore venga in qualche modo svelato e che le persone si rendano conto che i due termini non sono sinonimi, però purtroppo ad oggi le persone comuni usano i due termini in maniera scorretta, come fossero sinonimi. Probabilmente su queste cose ci ritorneremo in futuro. Rinnovo l'invito ad andarvi a sentire la definizione di Marco Crotta di blockchain. Per il resto, come al solito, ricordatevi che se avete ancora dubbi o domande potete sempre scrivermi via email, perché via email io rispondo sempre a tutti. Un saluto, ciao!